Posso entrare? Sono Bobby Watson. Il corridoio della paura. Parleremo oggi del nuovo cinema italiano. Che cos'è il nuovo cinema italiano? Stavamo parlando del nuovo cinema italiano. Nuovo cinema italiano. Cinema italiano? Pierino, Avatar Tuono, tutto il resto è schifo. Cinema futuro, la speranza della morte di Avatar Tuono e degli psicologismi nel cinema. On the hip floor, we discovered a new paradise. While his pretty young wife has the time of her life. Buongiorno. Posso parlare con Mr. Albedo? Come? E Mr. Albedo. Mr. Albedo, no, Mr. Albedo. È l'Albedo, fa. Mr. L'Albedo. Oh. Sorry, Mr. L'Albedo. Posso parlare con Mr. L'Albedo? Do you speak English? No. Alright. Mr. L'Albedo, I'm from Framework. Yeah? I want to speak to Mr. L'Albedo. Parli italiano? No. A poco. Vous parlez français? No. English? Yes, yes. Alors, I am Mr. Rapetti. Yes? How do you do? You? Mr. Ellis. Ellis? Yes. Yes. Albedo is not a man. It's a woman. Mr. Mrs. Albedo. No woman. Albedo is no woman, no man, no mister, no. Ah. Yeah, in, he's dead. His name of society. I see. Okay, yes? I understand, yes. Can I speak to the director? Eh? The director. Are you the director? Director. The manager. Are you the manager? Can I come back later? Will there be somebody else later? Ben? After lunch. What's the time? It's nearly 11 o'clock. English. I not speak after lunch. Lunch. I come back after lunch. Mangiare? Yes, mangiare. Mangiare. Dopo mangiare. E dopo mangiare cosa? Vengo. Ritorna. Come back.
Yes, come back. I'll leave you the magazine and you can read through it and then I'll come back after lunch. Cioè devo leggere il magazzino, il giornale. Ma io non so l'inglese, non c'è cosa guardare. No, but when I come back after lunch, there'll be somebody here speaking. Well, yes, no problem. Va bene. Okay. All right. I'll leave you the magazine anyway. Yes. Arrivederci. Arrivederci. Okay. Goodbye. Goodbye. Adesso vedrete. Per me il cinema è fascino. Il cinema è sempre la stessa storia, raccontata in maniera diversa. Dato da tenere la borsa, che pesa. Oh, si è strappata la giacca. Per me il cinema è la chiave del futuro. Il nuovo cinema italiano. Eccolo qua. Tutta la storia è cominciata 6 mesi fa. Era un periodo brutto per me, da molto tempo ero senza lavoro. Me ne stavo a casa a spremermi dal cervello soggetti originali, 2 alla settimana. Però sembrava non fossi più in vena. Forse i soggetti non erano abbastanza originali, forse lo erano troppo. Non lo so, so soltanto che non riuscivo a venderli. Il nuovo cinema italiano non esiste. Esiste un nuovo dominio dell'immagine. Buonasera. Ci scusiamo coi telespettatori per l'improvvisa interruzione dei programmi. Da alcune ore una drammatica notizia rimbalza da un ufficio stampa all'altro. In una snervante altalena di conferme e di smentite ci è giunta la notizia della misteriosa scomparsa del cinema italiano. Gli inquirenti tentano le prime ipotesi. Sembra trattarsi quasi sicuramente di un vero e proprio rapimento. Anche se fino a questo momento né rivendicazioni né richieste di riscatto sono state avanzate. Registi, produttori, attivi, come attivi? Attivi, registi attivi, produttori anche, divi, divine, sceneggiatori, montatori, fonici, assistenti, elettricisti, cuochi, casalinghe, pastori e contadini vivono ore di profondo smarrimento. Si può ancora fare questo cinema che piace? Ma io credo di sì, però ti ripeto, se si riparte da zero, probabilmente ripartire da zero secondo me vuol dire essenzialmente ristudiare il cinema. Tutti? Tutti quanti. In prima persona chi deve fare il cinema? Credo che ci sia una mancanza di competenza molto forte, molto radicata, anche nelle nuove generazioni. Ma studiare cosa vuol dire? Studiare per studiare o studiare facendo? No, studiare facendolo, chiaramente, in funzione del fare, cioè. È imprevedibile. Speriamo che sia imprevedibile. La sera sunt in vena de fal sentimental. La non lei si serena, ma mi me senti mal. Te scrivi cara mamma, sustiu te resta qui. Erme Milan me chiama, visina ti. Bella Sofia, cara. Oh mamma mia, mi sul lontan, se giro di cureria, pur deve essere a Milan. Posso entrare? Sono Bobby Watson. La caccia. Om Shom. Om Shom. Om Shom. 是的。温莎的温莎。
Posso entrare? Sono Bobby Watson. Interno borghese inglese, con poltrone inglesi. Serata inglese. Il signor Smith, inglese, nella sua poltrona e nelle sue pantofole inglesi, fuma la sua pipa inglese e legge un giornale inglese accanto a un fuoco inglese. Devi spostare un po' verso la sinistra. Porta occhiali inglesi, a baffetti grigi inglesi. Vicino a lui, in un'altra poltrona inglese. Ma non potete interrompermi, sennò devo rifarla di nuovo. Così. Allora dimmelo prima. Così. Rifarlo? Il nostro nome è Smith. Non guardo di più, il nostro nome è Smith. Ambientiamo l'editore di Londra, il nostro nome è Smith. Ad ogni modo, l'olio del droghiere dell'angolo resta il migliore. L'olio del droghiere dell'angolo resta certamente il migliore. Già le 9. Abbiamo mangiato minestra, pesce, patate al lardo, insalata inglese. Ho mangiato bene questa sera. La ragione si è che abitiamo nei dintorni di Londra e che il nostro nome è Smith. Abitiamo nei dintorni di Londra e il nostro nome è Smith. Le patate sono molto buone con lardo. L'olio dell'insalata non era rancido. L'olio del droghiere dell'angolo è di qualità assai migliore dell'olio del droghiere di fronte. Non voglio dire però che l'olio di costui sia cattivo. L'olio del droghiere di fronte è persino migliore dell'olio del droghiere ai piedi della salita. Ad ogni modo, l'olio del droghiere dell'angolo resta il migliore. L'olio del droghiere dell'angolo resta certamente il migliore. L'olio del droghiere dell'angolo resta indubitabilmente il migliore. Il migliore! Il migliore! Ho mangiato minestra, pesce, patate al lardo, insalata inglese. I ragazzi hanno bevuto acqua inglese. Abbiamo mangiato bene questa sera. La ragione si è che abitiamo nei dintorni di Londra e che il nostro nome è Smith. Abitiamo nei dintorni di Londra e il nostro nome è Smith. Le patate sono molto buone col lardo. L'olio dell'insalata non era rancido. Poveretto, quando è morto? Lo sai benissimo, è morto 2 anni fa. Siamo andati sui funerali, ti ricordi? 1 anno fa. Peccato, era così ben conservato. Era il più bel cadavere di Gran Bretagna, non dimostrava la sua età. E com'era allegro. Povera Bobby. Vuoi dire, povero Bobby? Penso a sua moglie. Lei si chiamava come lui, Bobby, Bobby Watson. Siccome avevano lo stesso nome, non si riusciva a distinguere l'uno dall'altro. Ancora oggi c'è gente che la scambia per il morto e le fa le condoglianze. Posso entrare? Sono Bobby Watson. Comodi, signora Watson. Come sta, Bobby? Ciao.
Sta attento, eh. Ecco, adagissimo, infatti. Portalo avanti. È la caratteristica di questa macchina? La caratteristica della macchina è la possibilità di fare delle corse, delle scalinate, a giro in terreni accidentati con qualunque cinepresa telecamera senza avere delle ondulazioni o delle fastidiose vibrazioni all'immagine. Massimo Vitali, uno dei pochissimi cineoperatori italiani a possedere una Steadicam, sta insegnando agli allievi del laboratorio Albedo come si usa la sofisticata camera resa famosa da Stanley Kubrick nel film Shining. Vitali è solo uno dei numerosi professionisti che nell'ultimo anno ha fatto lezione ai 24 studenti di Via Magolfa. Qui sono venuti tra gli altri Franco Giraldi e Giuseppe Bertolucci, qui Gianni Amelio ha fatto i provini di colpire al cuore e ha trovato gli apprendisti e gli assistenti per il suo set. I ragazzi dell'Albedo, considerati la testa di ponte, il gruppo d'assalto del cinema milanese di domani, sono diventati famosi a Milano e di riflesso anche fuori di Milano per il rigore e la passione con cui si preparano a fare del cinema. Ma la loro esperienza rischia di rimanere unica e di finire nel nulla. A marzo scadono i finanziamenti della Comunità Economica Europea e nessun ente pubblico è ancora intervenuto per garantire un futuro al laboratorio. Il finanziamento CE ci ha coperti per un po' meno di 300 milioni all'anno. Un quinto dei quali erano borse di studio pagate agli studenti, quindi è una cifra che forse è un po' alta per un ente pubblico, non è alta per gestire una scuola di cinema di questo livello, con tutti gli interventi qualificati che ha avuto, con tutto l'uso di mezzi sofisticati, di pellicola che abbiamo dato. Chi può intervenire per salvare in qualche modo la situazione e conservare questa scuola? Ma bisognerebbe intanto vedere se veramente a Milano c'è quello che l'anno scorso si diceva che ci fosse, questo grande interesse per fare il cinema a Milano. Secondo te c'è? C'è e non c'è. Ecco, noi abbiamo agito sulla premessa che questo grande interesse c'era, che c'erano delle forze, delle energie pronte ad esplodere, pronte a fare il cinema qui, con strutture e persone, personale milanese. Nel corso di questo anno non si sono verificati degli avvenimenti che lo confermino, insomma, resta come prima, il potenziale c'è, l'energia c'è, noi abbiamo contribuito con 24 nuove persone a questo potenziale adesso e anche un po' al mito del Milano, di una Milano dove si fa il cinema. Se ci fosse veramente questo interesse, io credo che si troverebbero delle vie abbastanza facili per finanziare il cinema, la produzione di film a Milano, che questa è una condizione indispensabile. Con l'intervento degli enti pubblici milanesi? Enti pubblici, anche di banche, un po' come si fa a Roma. Se la scuola dell'Albedo viene chiusa, che cosa viene a mancare, secondo voi, nella città per il cinema? Probabilmente un punto di riferimento abbastanza preciso, nel senso che all'inizio si pensava che dopo il periodo scolastico rimanesse come struttura organizzata e quindi come punto di riferimento anche finita la scuola. Se sparirà non ci sarà più nulla. Pezzo rock battaglia.
Parla Simona magari, cosa dici? Ma io non so, sono qui e dovrei essere intervistata da questo grande operatore del suono, direttore della fotografia, padre di 5 bambini. Wow. Non mi dice nulla, non lo so, io non so, non so che discorso fare. Viene tutto inciso quello che dici, sta attento. Guarda lo piedino, guarda, così si vede meglio. Senti Nereo, se io devo guardare lui, e me l'ha detto l'operatore, io guardo lui e non sposto l'occhio. È un colpo d'occhio al Nereo. Chi è che cosa guardo? Devo guardare in macchina. Per esempio, cosa hai fatto il 5 aprile scorso? 7 aprile? Ma il 5 aprile non lo so. Porco Dio. Fai qualche domanda. Insomma, non so cosa dire. Ultimi due anni. Non fa nulla. Non so cosa dire. Dopo la maturità cosa hai fatto? Le vacanze, sono andata in Corsica. Vorrei farle anche quest'anno. Ma che giro hai fatto le cose? Ma ho fatto un giro, boh, ho fatto un giro. Ho fatto tutto il giro della Corsica. Dove sei sbarcato? E in quella grotta cosa facevi? Heifer, my sunga, when shoes and longer rap for me. Hold long, yes, hold long. Gimme, 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 gimme. Alright, you song Jeff Carras ever longer. I don't trust my creep for mine. Alright, just man, live I don't cry and get on. Alright. Oh yes, Sam. Gimme, 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 gimme. Castelle, qual è il tuo personaggio in questo film di Antonio Tibaldi? È uno scrittore, Che poi sarebbe lo stesso Bontempelli, l'autore del romanzo? Sì, cioè lo spunto è di questo, come si scrive un romanzo, secondo Bontempelli. Solo che Antonio lo fa in una versione cinematografica. Come ti sei trovato? Può essere come si fa un film, anche. Perché hai accettato di lavorare in questo film di un attore, autore esordiente? Come ti sei trovato con una troupe così giovane? Molto bene, come se avesse... Adesso non è che voglio sembrare vecchio, no? Ma è come tornare quando avevo anch'io 22 anni, cioè quando cominciavo con il pugno in tasca. C'è tutto quello che si mette in discussione, che si è lasciato perdere per alienazione dei ruoli, eccetera. E si rivede nella sua freschezza, così. Tu sei molto giovane, quanti anni hai? Io ho 22 anni. È vero che tutti quelli che lavorano a questo film stanno sborsando di tasca propria i soldi per poter arrivare alla fine? Sì, sì. Sì. Vendete quadri di famiglia, pagate tutto? Quadri, sì, sì. Vogliamo vendere quadri di famiglia, poi se riusciamo a venderli... Insomma, noi per ora non so come facciamo, non so come faremo perché non... Per ora non abbiamo esattamente i soldi sufficienti. Cioè, noi andiamo avanti a girare pellicola perché la pellicola è già stata acquistata. Materiale di noleggio lo paghiamo, poi dopo vedremo, insomma, non so come faremo, insomma.
How long Greg Heffer Meyer sung when shows that longer rap for me. How long? Yes, how long? Gimme. Alright, you song Jeff Carras ever longer. I don't trust my creep for mine. Alright, just man level, I don't cry and get on. Alright, oh yes, Sam. Gimme. Alright. Oh yes, Sam. Gimme. Alright. Oh yes, Sam. Gimme.